Buongiorno ragazze, sono come la Madonna illuminata da dietro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusate la faccia un po' gonfia. Oh, Leo, ti sei fatto male? È cascato Leo. Io ogni tanto sto gatto mi fa vedere, cioè, boh, io non lo so che cavolo. Allora, l'accarezzava l'altra sera Chicca sul divano, ci siamo accorti dietro al piede dietro, ciao, uno squarcio lungo tutto, che sta, cioè, tipo, sta cicatrizzando, cioè, già c'è proprio la cicatrice. Dico, quando si è tagliato così? Cioè, un bello sgarro, insomma, io non capisco. Vabbè, mi metto a fare il fogliolino per la spesa. Scusami, no. Madonna mia, le sedie sono tutte occupate da gatti o borse. In casa mia è così. Allora, ieri siamo stati dalla Dani con Lallo. Ieri mattina siamo andati e siamo tornati ieri sera. Ci ha preso una bufera di neve, una stridula. Oh, mi sono legata un attimo i capelli così perché ho lasciato la pinza ai bagni. Una strizza perché non si sapeva come fa a tornare a casa. Proprio, ma una paura pazzesca, ragazze. Però io a 5 alle 5 c'avevo il lavoro in banca, quindi ho detto, dico, vabbè, dico, guardiamo di sbrigarci. Amori, vieni, Gileo. Buon amore. Miau, miau. Aspetta, non mi picchia. Lo sai, amore, che è stato? Raccontaglielo un po' all'età. Ma chi era stato a farti la bua nei piedoni a te? Qui in questo piedino, faglielo vedere. Wow, non volevi essere visto? Volevi far vergognoso? Non volevi essere visto? No, non vuole, non vuole, non vuole. Glielo dici, amore, che è stato a farti la bua a te? Via, vedi che fai, sciorno, guarda, attento che mi butti giù tutto, Leo, con questa coda, Leo. E insomma, niente, per tornare in qua, l'abbiamo vista nere, ecco, con la macchina, perché, Leo, mi stai buttando giù tutto con questa, scusate. Per tornare in qua, vi dicevo, l'abbiamo vista di tutti i colori, la neve, il ghiaccio, mamma mia, ma poi una neve strana, sembrava polesterolo, visto quando si trita il polesterolo in questo modo, ecco, non si vedeva un'acca, una paura proprio, mamma mia, vabbè, comunque abbiamo fatto in tempo, siamo arrivati 10 minuti prima al lavoro, per cui è andata bene, ecco. E ora la prossima settimana sono felice perché la Dani deve venire qua martedì, mi sembra, e si ferma tutta la settimana perché martedì c'ha il vaccino alla mimma, i vaccini che si fanno a 3 mesi d'età, ecco, piccino, vabbè, comunque, speriamo non pianga tanto, povera Stella. Insomma, niente, vi raccontavo di Leo, si è visto con Chicca questa cosa nel piedino, cioè una cosa, mi sta passando il caffè, è una cosa vecchia, però voglio dire, uno sgarro così, dico, tutto il piede c'è, cioè, mo. Allora, che dovevo segnare caffè moca, caffè moca, ok, ho segnato quasi tutto, ehi, bruttino. Oh, bruttino, mi dai le spalle, mi dai. È nervoso, l'amico Fritz. È nervoso, Guarda la coda. Nervoso l'amico Fritz. Allora, c'ho il caffè, mi passa, ragazze. Ho fatto il caffè a Chicca, quello nella moca. Ma c'ho un muso, nemmeno le sopracciglia ci ho disegnate. Ma mi sono appena svegliata, ragazze. Abbiate venia, pietà di me. Pietà, pietà. Allora, per le ragazze che mi seguono sui video dell'agenda, io. Che caffè della macchinetta questo c'è da fare? Non è che io ho smesso di lavorare sulle agende, anzi, io cioè, ci lavoro quando ho tempo, così. Ho smesso di fare video semplicemente perché ci sono sempre le solite 4-5 persone che attaccano a dire: ah,
Copione, ah, hai copiato quest'altro. Allora, bugiarda, cioè voglio dire, io volevo dire a queste ragazze che io non ho una stampante, per cui se copio qualche disegno per mio, cioè io non è che lo vendo, capito? Lo copio per la mia agenda, lo disegno e lo metto nella mia agenda, non è che mi metto a vendere i costi degli altri facendoli passare per i miei, io le disegno io, capito? È la stessa cosa che uno stampa le cose su internet e le mette nella sua agenda. Però è sua l'agenda, capito? Questo volevo dire. Io disegni li faccio io, però li copio da internet come fanno tutti, ecco. E allora, onde evitare tante polemiche, io ho deciso di non fare video più sull'agenda, perché a me non mi vanno sempre le polemiche, non mi va di ripetere sempre le solite cose, sempre Madonna, con questa frangettina mi sembro proprio quella che si perse. Vabbè, dopo mi sistemo, tanto siamo tra di noi, c'è confidenza. È tutto gelato, ragazze, perché ha fatto quel velino di neve, oggi è freddo e c'è il sole, quindi è tutto gelato. Io mi fo un Vi volevo caffettino. far vedere di qua. Vedete, ha fatto un pochino di neve qui a Badia. Per la strada ne ha fatta di più. Qui ce n'è pochina, però quella ha fatto è tutta gelata, vedete? Proprio tutta gelata, Quindi anche se ne ha fatta pochina là, sui monti là di Radecofani non ha fatto nulla, però qui a Badia, nel paese specifico, l'ha fatta un po'. Ed è tutta gelata, guardate la strada, proprio, vedete? È proprio ghiacciata. Questo signore, speriamo che non casca, poverino. Sentite com'è, che rumore che fa, perché è tutto gelato. Si vedono gli Appennini, guardate, vedete là in lontananza, quelli sono gli Appennini. Radicofani, se riesco, sto ferma, ve lo faccio vedere. Quello è dove lavoravo io, Contignano, e salendo su c'è Radicofani, ecco, Radicofani è quello. Vedete? E dietro si vedono tutti gli Appennini. Ora non so se. Ecco, quelli là sono gli Appennini, vedete? Eccoci in diretta. Avete sentito un bestemmione in diretta? Vabbè, non era una bestemmia, ha detto puttana Eva, si può dire, dai, concedetelo. Perché il cane lo tirava sul ghiaccio, capito? Allora, ora ci beviamo un caffettino insieme. Leo, amore, ma quando sei arrabbiato stamani? Sei arrabbiato te? Amore, amore. Ah, non vuoi proprio nemmeno due carezzine, amore, proprio non le volevi due carezzine da me perché ti sto antipatica. Allora, caffettino, caffettino, ci mettiamo un attimino qua al PC. Eccoci, aspettate che mi allontano. Come al solito ci sono sempre le polemiche anche sui video scorsi. Allora, con la ragazza che disse della Emily, magari si è espressa, ho già chiarito, perché magari se mi mandava un messaggino privato io toglievo la foto e non succedeva niente. Facendo così, invece mettendola lì davanti a tutti, ha urtato la mia sensibilità, nel senso che io manco ci avevo fatto caso a quella cosa lì. Ci sono persone più sveglie di me, evidentemente. Allora, cioè, secondo me io a quella cosa manco ci penso lontanamente, capito? Cioè, guardo la foto in sé per sé della dolcezza del momento. Mentre una persona magari più furba, ecco, può
può dire, guarda Beth, si vede qualche cosa, toglila perché sai, il mondo è pieno di maniaci. Questo se me l'aveva scritto privatamente non succedeva niente. Invece di far tanto l'offese, le persone dovrebbero un attimino pensarle le cose. Punto, fine. Poi mi ha tolto l'amicizia. Vabbè, comunque, ho chiarito con lei. Chiedo scusa se ho messo un titolo un po' così, però lì per lì ero arrabbiata, quindi ho messo quel titolo apposta. Ma è possibile che è sempre così sul web? Ho fatto quell'altro video su quella tipa che aveva comprato la sottoveste. Una mi ha scritto, te fai così perché sei gelosa. Ma mi importa una sega di una sottoveste di viscosa per 80 euro? Ma io dico, ma sei bischera te che tu l'hai comprata? O se te la vuoi comprare, amen. Cioè la stessa sottoveste la puoi trovare benissimo da Cinesini che la paghi la metà, oppure in un negozietto dove costa meno. Quindi voglio dire, a me non me ne importa, non me ne viene niente se l'hai presa. Però è il fatto quello che volevo dire io, che magari io ecco, non riesco a spiegarmi a volte, è il fatto del valore dei soldi, nel senso che chi prende i soldi così facilmente non si rende conto del valore che hanno, nel senso che se te te li sudi i soldi e fatichi a pagare una bolletta, fatichi a comprare, a fare la spesa, fatichi a fare delle cose, non dai più valore al soldo, ecco, all'euro in questione, mentre se te li guadagni facilmente, cioè spendi e spandi, chi se ne frega, tanto non è che ho faticato per guadagnarmeli, ecco quello che volevo dire io. Vabbè, ieri è stato il mio ultimo, chiudiamo qua l'argomento perché è inutile tornare sugli argomenti di cui ho già parlato, faccio così per chiarire alcune cose, non alcune persone. Perché sempre polemica, ma via ragazze, dai, su. Allora, ieri è stato il mio ultimo giorno in banca e sono un po'. Non è che ho preso tanto perché 32 euro, ragazze, è una cosa irrisoria, però vabbè, ho fatto qualcosa e perlomeno ho 32 euro da poter fare un pochino di spesuccia, ecco, oh, via. Allora, oggi in programma c'era da andare io e Chicca da Daniela, però non lo so ora con questo tempo se ce la faremo andarci. Vedremo un po' perché è tutto ghiacciato. Ora speriamo sia passato quelli, il camion del sale, dico io, quelli che lo spargisale, ecco. Qui da noi in montagna c'è un camion per la provincia che passa e sparge il sale nella strada in modo che il ghiaccio si scioglie. E avevamo un procinto da andare là dalla Dani. Vediamo un po' come si svolge la situazione. Caffettino finito. Ora io mi metto un attimino a rispondere a qualche mail e poi ci sentiamo più tardi. Allora, sono qui in camera. Ora mi sono tirata su un attimino i capelli. Bella giornata di sole, un pochino di neve, in terra non c'è niente, meno male. Che bello, meno male, non c'è niente in terra. Allora, mi do una sistemata e rifaccio i Io letti, naturalmente. naturalmente. A me. Allora, mi sono vestita e mi sono data una sistematina perché truccarmi non mi posso truccare, mi lacrimano gli occhi, quindi e niente, volevamo andare a fare un pochino di spesa con Lallo perché stasera abbiamo la pizza, oggi c'è la pasta al Abbiamo la pomodoro, vediamo un po', oggi è sabato, vero? Pasta al pomodoro, le costine di maiale o d'agnello, allora possiamo fare solo le costine, anche la pasta poi, guardo nel surgelatore se c'è qualcosa. E stasera ci abbiamo la pizza. Allora, outfit, outfit.
Molto semplice, ho messo questa gonnellina qua con gli stivaletti, ho messo questo maglioncino sopra perché c'ho un pochino di pancina, allora si copre almeno così, no? Questa giacchina e, oddio, eccoci. E questo è l'outfit, molto, vedete, molto semplice. Stivaletti, ho optato per questi, gli stivaletti perché ecco, sono un pochino più caldi, ecco, ho messo queste calzine un pochino più pesanti e questa gonna l'avevo presa alla UPIM, non niente di che quando c'erano saldi qualche anno fa, non l'ho mai messa, proprio mai messa perché mi fascia un pochino e allora ho optato apposta per questa magliettina felpata. Allora, iniziamo subito a fare un pochino di faccendine e poi dopo usciamo, va? Allora, siamo fuori. Qui che c'è un po' di pubblicità. È una bella giornata di sole però, proprio bella bella. Allora, speriamo che non ci sia tanto ghiaccio. Sì, hanno buttato anche il sale, meno male, perché qui com'è. Ora proviamo a muovere la macchina, ma ho paura. Qui rispecchia proprio, guarda. Passiamo di qua che sembra un pochino più. Sì. No, comunque ci hanno buttato anche qui, Ah, vedi che dovete c'è. comprare sigarette, eh? Ah, sì. Ok. Sì, lì davanti non c'è il sale, comunque speriamo, ecco, che un pochino sì, come si dice, che non scivoli tanto, eh? Speriamo che non scivoli tanto la macchina, perché no, io penso che ci si faccia, sai. Allora, la macchina l'abbiamo messa qua, però davanti c'è un pochino di Se ghiaccino, è andata bene, ci siamo riusciti a uscire con la macchina, non ha nemmeno slittato. Allora, niente, ora sai che facciamo? Andiamo alla Coop e la posteggiamo sulla macchina in modo tale almeno è più grande il parcheggio e non è tanto sporco come sotto casa mia, perché sotto casa mia è tutto ghiacciato, è normale, insomma. Allora. Comunque ci hanno buttato tutto il sale in terra e così si viaggia bene per quello, perché si è sciolto gran parte delle cose. Ora più che altro, sì, anche qui è tutto sciolto, vedi, alla Coop. Ora speriamo che stanotte, siccome l'ha rimessa stasera la neve, stanotte, domani ha rimesso la neve tutto il giorno, speriamo insomma che riusciamo ad andare là, più che altro per Dani, perché se no è sola là a casa, poverina. E quindi mi dispiace per lei più che altro, ecco. Ma io la metterei là nel mezzo invece di metterla qui nei spazi laterali, perché qui è un pochino anche più sporco. Soffia sempre. Ma come mai gli uomini sono così, sempre impazienti? Soffia, sempre soffia. Se Perché non mi soffiano può volete dire bene. che palle, sono fallosa perché chiacchiero. Madonnina. Chiacchiero tanto io. Ma anche lì c'era posto, qui, ma qui dopo riagghiacciato, quindi se riusciamo a metterla magari nel mezzo forse è meglio. Anche qui, guarda dopo. Qui c'era posto. No, perché l'ha detto te. Ando cazzo va a chiesto? Io boh. Ma poi a gran velocità, ce l'ha presi tutti i sensi unici, Io ragazzi. guarda. Ci voglio mettere una marcia in Può zoom andiamo dietro. alla Coop un attimo a prendere la roba, che di? Però non c'hanno le basi per le pizze alla Coop. E allora dopo dobbiamo rifare. A parte che tanto diciamo che manda Guarda, è fuori. bello, si vede tutti gli Appennini, ora ve lo faccio vedere, di qui si vede meglio e dalla finestra mia.
Ecco, ci siamo. Vedete? Allora, quello è il campanile del monastero. E là, lontano, si vede anche il Gran Sasso. Ecco il Gran Sasso, vedete? Quello è il Gran Sasso. Poi c'è l'ospedale. Siamo al parcheggio dell'ospedale. Come vi ho fatto vedere in un vlog qualche giorno fa. Vi ricordate? Amore? Ci sei? Passa qui. Sì, ci hanno buttato il sale, sì. Pensavo che era ghiacciato anche qui. Siamo rientrati a casa, mi sono tirata sui capelli, mi sono rimessa la mia cosina per casa e poi un pigiama, però vabbè, non è che ci dormo, dormo con altro e questo qui lo tengo perché è di pile e ci si sta comodi. Leo, Leo. Leo, no amore, il pane no. E niente, mi sono messa la robina, ci sto in casa. Era bloccata la telecamera, non capivo che cosa era successo. Ora ho risistemato tutto e volevo. Mi sono messa un attimino al PC, ho sistemato qui in casa. E la chicca è andata dalla Dani con due amici. E ci volevo andare anch'io, però devo preparare la pizza per stasera, per cui niente. Tanto ci sono andata ieri, mi dispiace un po', però lei ha approfittato col fatto che andavano due amici. Madonna ragazzi, stavo guardando delle agende, madonna quante belle cose ci sono. Guardate questa, quanto è bella, mi piace tantissimo. Proprio. Allora, aspetta. Allora, l'ho trovato qua, piccole perle si chiama questo sito. Allora, Posh Ivory, madonna guardate quanto è bella, proprio bella, vabbè, è questa qua bianca della la Harpe Diana bianca, bellina, mi piace tantissimo. Vabbè, sogni, si vede un po' rosso, ma perché ho le tendine qui rosse, quindi è per questo motivo che si vede l'immagine un pochino rossa. Ci sono amici che dormono qua e il divano, vabbè, ci sentiamo più tardi, mi fanno male gli occhi da morire. Mi tocca andare a mi ero messo un pochino di mascara stamattina e mi tocca struccarmi perché mi dà proprio fastidio, ma tanto, ragazze. Brr, che freddo qua su che c'è. Mannaggia, proprio mi lacrimano gli occhi. Guardate il lavoro, voglio fare un vlog. Un canale di make up e mi sento gli occhi che mi lacrimano tantissimo, non capisco perché, proprio non capisco. C'ho un copertone addosso, perché c'ho freddo in casa, allora non so più che fa con questo occhio. Ah, questo qui è uno struccante della Garnier. Ah, che scavo tutto. Ma mi lacrimano tanto, Mi sembra di essere il corvo qui. Non capisco perché mi lacrimano così. Io è inutile che continuo a truccarmi, ok? Tanto mi sa che mi volevo mettere un pochino a sistemare un pochino di l'agenda, a fare un po' di cosine, perché doveva andare là, invece è andata solo Hicca perché è andata con i suoi amici. Che la sua macchina non parte, quindi io non posso andare e via. Vabbè, speriamo che domani si possa, che non nevichi, così posso andare dalla mia mamma, viene anche la Dani e via. Allora, sai, oggi siccome sono un pochino libera, perché non sono andata là, mi metto un pochino a pasticciare sull'agenda. Allora, volevo segnare qui tutti i contatti che ho sul cellulare. Questo qui è apposta per i contatti, vedete?
proprio fa parte dell'agenda, fa parte dei contatti. E volevo un attimino segnarli tutti, visto che io, cioè, se no, se perdo il cellulare non so nemmeno un numero a memoria. Quindi è bene che ce l'abbia tutti segnati, Allora, ragazzi. iniziamo col mese di gennaio, le cose più importanti da fare. Questa agenda è bellina perché scusate, è tutta, vedete, non so se, ecco, c'è tutte le, già le scrittine da fare, don't forget, goals, le date importanti, è proprio bellina per questa ragione. Allora, iniziamo subito a pasticciare qua. Innanzitutto mi guardo i compleanni che ci sono a gennaio, li guardo su Facebook così non mi scordo e se, le segno tutti. Allora, compleanni di febbraio. Ci sono questi adesivini bellini, vedete? Questi qua, mi sembra si chiamino Pony Girl, no, Pony Brown, un affare del genere. Questi adesivini qui sono bellini per se uno vuole abbellire le agende senza che vuole, cioè che non è tanto capace di disegnare, ok, son parecchio bellini, ecco. Allora, allora, io volevo sistemare qui, si fa un pochino di cose, invece Leo ha deciso di rompere le scatole. Vero, Leo? Niente, vabbè, per oggi chiudiamo qui questo vlog e ci sentiamo domani con un altro vlog, se posso farlo. Non vi prometto niente. Il fatto è che domani non so se andremo dalla mamma perché ha messo neve brutto qui da noi, quindi non so se è possibile o meno. Ciao belle!